Buongiorno a tutti. Un attimino solo. Buongiorno a tutti. Io sono l'ingegnere Vinci e mi occupo di edifici in muratura. Sono il responsabile dello sviluppo del software Bemmener, software specifico per il calcolo di edifici in muratura. Oggi in questo incontro parleremo di edifici in muratura di nuova costruzione. In particolare, affronteremo la problematica di tre tipologie di edifici diversi, ossia edifici in muratura ordinaria, edifici in muratura armata ed edifici con blocco cassero autoportante. Prima di iniziare, do alcuni avvisi. Allora, innanzitutto è possibile richiedere l'attestato all'indirizzo email stacek@stacek.com. Inoltre, per qualsiasi altro chiarimento, è possibile chiamare telefonicamente oppure inviare un'email all'indirizzo di cui sopra. Allora, come dicevo prima, oggi si parlerà di edifici in muratura di nuova costruzione. Quindi, in una prima fase parleremo di edifici in muratura ordinaria, dopodiché parleremo di edifici in muratura armata ed infine di edifici con blocco cassero autoportante e calcestruzzi gettati in opera. Iniziamo con gli edifici in muratura ordinaria. Allora, nel corso di questo incontro faremo sia dei cenni teorici per quanto riguarda gli argomenti affrontati che degli esempi pratici con il software BEM-NL. Quindi, siccome l'argomento del giorno sono gli edifici in muratura di nuova costruzione, queste tipologie di edifici devono avere il famoso comportamento scatolare, ossia devono rispettare determinati requisiti che sono forniti dalla normativa, ossia devono avere i solai rigidi per ripartire le azioni orizzontali sui vari elementi strutturali. Ad ogni piano deve essere presente un cordolo. Poi su ogni apertura architravi efficacemente ammorsate e così via. Quindi l'edificio deve avere un comportamento tridimensionale. Inoltre, tutti gli elementi strutturali devono, per essere considerati sismoresistenti, devono rispettare i requisiti di questa tabella. In particolare, per gli edifici in muratura ordinaria, le pareti devono avere uno spessore almeno di 24 centimetri, la snellezza deve essere minore di 12 e il rapporto tra la lunghezza dell'elemento e l'altezza del fuorilegnato deve essere maggiore di 0,4. Per quanto riguarda i cordoli, questi devono essere realizzati a quota solaio e devono avere le seguenti caratteristiche. Se realizzati in calcestruzzo, devono avere un'area di armatura longitudinale almeno pari a 8 cm quadrati, il che significa almeno 4x16. Dopodiché ci deve essere una staffa almeno con diametro 6 ogni 25 cm. La larghezza del cordolo deve essere pari a quella del muro o al limite ridotto di 6 cm. E l'altezza del cordolo deve essere almeno pari a quella del solaio. Inoltre, per quanto riguarda agli spigoli, ci deve essere una lunghezza di muratura pari a 1 metro. Quindi non è possibile realizzare dei fori in corrispondenza della parete ortogonale, ma ci deve essere una distanza
comprensiva dello spessore del muro ortogonale pari a 1 metro. Quindi questo è l'edificio che prenderemo in considerazione e questo è il modello strutturale. Qui ci sono le piante e un prospetto. Per quanto riguarda, prima di iniziare un calcolo strutturale, occorre essere in possesso di alcuni dati. In particolare, occorre conoscere le coordinate geografiche del sito e inoltre bisogna essere in possesso della relazione, geologica. Soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'azione sismica, occorre conoscere la categoria di sottosuolo e la condizione topografica. Noti questi parametri, è possibile valutare l'azione sismica sulla struttura. Quindi è possibile definire lo spettro. Per quanto riguarda i materiali, siccome trattasi di muratura di nuova costruzione, come valutare i parametri meccanici lo fornisce la normativa. In funzione della malta, quindi nota la qualità della malta, ed in funzione della resistenza caratteristica compressione del blocco. Questo è un dato che generalmente fornisce il produttore dell'aperizio. Quindi, nota la malta, noto l'FBK del blocco. E si ottiene da questa tabella che è fornita dal DM del 2008 la resistenza caratteristica compressione della muratura, che per una malta M10 e per un FBK 10 viene fuori una resistenza della muratura pari a 5,3. Se la resistenza del blocco non è tra quelli catalogati in tabella, si va per interpolazione lineare. Analogamente si calcola la resistenza tangenziale della muratura. Quindi nota la malta, noto l'FBK, si valuta la resistenza tangenziale in assenza di cariche verticali. Quindi nel nostro caso se abbiamo una FBK pari a 10, una malta M10 si ottiene un FVK con 0 pari a 0,2. Anche questa tabella viene fornita dal DM del 2008. Ecco, ora vediamo la resistenza tangenziale della muratura. Si valuta in funzione della resistenza in assenza di cariche verticali più il contributo dovuto ai carichi verticali, che è funzione dello sforzo normale e di un coefficiente d'attrito che generalmente si assume pari a 0,4. Il modulo elastico si ottiene dalla resistenza caratteristica a compressione moltiplicata per 1000, il modulo elastico normale, mentre il modulo elastico tangenziale è pari al 40% del modulo elastico normale. Per gli edifici in muratura, per una progettazione in zona sismica, si considera il coefficiente di sicurezza pari a 2. Quindi, noto il coefficiente di sicurezza, si ottiene la resistenza di compressione di calcolo della muratura e la resistenza tangenziale di calcolo. Ecco, ora faremo un breve cenno sulle tipologie di analisi che si utilizzano per gli edifici in muratura. In particolare, parleremo di analisi pushover, in quanto è una, diciamo, forse l'unica analisi che si può utilizzare per queste tipologie di edifici. La normativa consente anche metodi analisi di tipo lineare, però per questo tipo di edifici sono molto restrittivi. Inoltre, consiglia attraverso la circolare di utilizzare l'analisi pushover, in quanto il comportamento della struttura, della muratura è di tipo non lineare. Quindi è opportuno utilizzare analisi di tipo non lineare. E questo è possibile farlo anche se la massa partecipante del primo modulo di vibrare è inferiore al 75%.
Mentre per altri tipi di edifici, quali quelli in cemento armato per esempio, o in acciaio, se la massa partecipante del primo modo è inferiore al 75%, il metodo non si può applicare. Invece per la muratura si va in deroga. Per quanto riguarda la schematizzazione della parete, si utilizza la tecnica del telaio equivalente, dove la parete viene schematizzata secondo tre elementi, ossia il mastro murario, che è l'elemento deformabile orizzontale, cioè verticale, la fascia di piano, che è un elemento deformabile orizzontale, ed il concio rigido, che è un elemento di collegamento tra masti murari e fasce di piano. Per quanto riguarda la resistenza a pressoflessione di un masto murario, la resistenza viene fornita da questa espressione, in funzione della lunghezza dell'elemento, dello spessore, dello sforzo normale e della resistenza a compressione della muratura. Quindi, l'andamento, il dominio in funzione dello sforzo normale, ha un andamento parabolico. Quindi, per valori dello sforzo normale maggiori di zero, ossia di compressione, si hanno valori diversi da zero per quanto riguarda il momento flettente, invece, per valori dello sforzo normale minore di zero, il momento è sempre nullo. Questo è dovuto al fatto che la muratura non reagisce a frizione. Per quanto riguarda la resistenza a taglio dei maschi, noto la resistenza di calcolo del materiale, la resistenza a taglio si ottiene da questa espressione. In funzione della resistenza di calcolo tangenziale, dello spessore e della lunghezza L con 1. Questa lunghezza L con 1 è la parte di muratura in compressione. Ossia, una volta che l'elemento è soggetto ad un'azione orizzontale, aumentando questa azione orizzontale, parte della muratura si parzializza. E quindi nella resistenza a taglio si valuta soltanto la parte di muratura che è compressa, non si considera quella in frizione. Un andamento, un dominio possibile per quanto riguarda la resistenza a taglio è questo. E come si vede, per valori bassi dello sforzo normale, la resistenza a taglio può essere nulla. Questo è legato al fatto che, essendo questa la formula, per valori bassi dello sforzo normale, l'eccentricità può essere alta. Quindi, essendo alta l'eccentricità, L con 1 tende a 0 e quindi la resistenza della muratura a taglio tende a 0, cioè dovuto al fatto che per valori alti del momento e bassi dello sforzo normale, l'elemento potrebbe non essere in equilibrio. Per quanto riguarda invece le fasce di piano, che sono questi elementi tra due aperture, per esempio, questo può essere il comportamento di una parete in assenza di elementi resistenti a trazione. Per elementi resistenti a trazione si intendono cordole, tiranti, FRP e qualsiasi altro elemento che ha la capacità di resistere a trazione. Invece, se sono presenti gli elementi resistenti a trazione, questo potrebbe essere il comportamento della parete, che è ben diverso da quello che vediamo qui. Quindi, se sono presenti elementi resistenti a trazione, devono essere fatte le verifiche anche delle fasce di piano in quanto entrano in gioco nel modello, e secondo la normativa si possono verificare secondo queste due espressioni, sia per quanto riguarda il taglio che per quanto riguarda il momento flettente. Come vediamo, queste espressioni sono molto simili a quelle che abbiamo visto per i maschi murari. Entra in gioco in questa espressione H con P, che è il minimo tra la resistenza a trazione dell'elemento resistente a trazione
di questa quantità. FH con D è la resistenza a compressione del materiale per compressione parallela ai lezzi di malta. Come si può intuire, se l'elemento viene compresso ortogonalmente ai lezzi di malta, può avere una resistenza. Se viene compresso parallelamente ai lezzi di malta, il letto di malta stesso potrebbe essere un punto di debolezza della parete. E quindi, generalmente, la resistenza a compressione della muratura parallela ai lezzi di malta assume un valore più piccolo di quella per compressione ortogonale ai lezzi di malta. Vediamo ora come si articola le fasi principali dell'analisi fusolare. Allora, la prima fase è quella di valutare la curva di capacità del sistema reale. Dopodiché si valuta il sistema bilineare equivalente ad un solo grado di libertà, si definisce il sistema bilineare equivalente, si valuta la capacità di spostamento della struttura, si valuta la domanda di spostamento della struttura, ed infine si confronta la capacità di spostamento con la domanda di spostamento. Se la capacità di spostamento è maggiore della domanda di spostamento, l'esito della verifica si ritiene soddisfatto. Vediamo questi passaggi più nel dettaglio. La prima fase, come dicevamo, è quella di definire la curva di capacità del sistema reale. Quindi, innanzitutto la curva di capacità viene riportata in ascissa lo spostamento di un punto della struttura, detto punto di controllo. Generalmente si assume come spostamento il baricentro delle masse dell'ultimo piano. Mentre in ordinata viene riportato il tagliante alla base. Quindi la curva si ottiene incrementando i carichi orizzontali. Quindi incrementando i carichi orizzontali aumenta lo spostamento del punto di controllo, aumenta il tagliante alla base e quindi si crea la curva. Allora, per un determinato valore delle forze orizzontali, uno o più elementi si plasticizzano. Quando questo si verifica, alcuni elementi si plasticizzano. Quando questo si verifica, si formano le cerniere plastiche agli estremi. Quindi nel nostro caso, per esempio, il primo elemento che si plasticizza è il 4. Quindi plasticizzandosi questo elemento, cambia lo schema di vincolo, in quanto si passa da incastri agli estremi a cerniere, e quindi questo elemento non è più in grado di sopportare ulteriori carichi orizzontali. Quindi si incrementano ancora i carichi e a questo punto si ottiene il primo punto della curva di capacità. Incrementando ancora i carichi, altri elementi tendono a plasticizzarsi, ed ottenendo in questo modo altri punti della curva di capacità, fino a quando non si plasticizza, per esempio, l'elemento 6. A questo punto tutti e tre gli elementi del secondo piano sono in fase plastica, quindi si forma il famoso meccanismo di piano. Quindi l'edificio non è più in grado di sopportare ulteriori cariche orizzontali e quindi si interrompe la fase di incremento di carichi e ci rimane in dotazione la curva di capacità. Questa curva è importante in quanto, come vedremo più avanti, serve per effettuare le verifiche. La seconda fase è quella di valutare il sistema equivalente ad un solo grado di libertà. Quindi, data la curva di capacità di un sistema a più gradi di libertà, deve essere trasformato in un sistema ad un solo grado di libertà. Quindi, in definitiva, per ottenere questo, si dividono ascisse ed ordinate della curva di capacità per il coefficiente di partecipazione.
Questo coefficiente è funzione delle masse nodali moltiplicate per la corrispondente componente dell'autovettore della prima forma modale. Questo coefficiente, generalmente, cioè il coefficiente gamma, assume un valore che va da 1 a 1,5. Quindi, questo significa che dalla curva di capacità del sistema a più gradi di libertà si ottiene quella ad un solo grado di libertà che generalmente ha delle dimensioni più piccoline rispetto a quella del sistema a più gradi di libertà. La terza fase è quella di valutare il sistema bilineare equivalente. Quindi la curva di capacità del sistema ad un solo grado di libertà viene trasformata in una bilatera di massa e di rigidezza K asterisco, massa M asterisco e periodo T asterisco. Vediamo come si definisce la bilatera. Allora, il tratto lineare si valuta in questo modo. Si considera la forza massima del sistema. Questa forza viene considerata al 70%. L'intersezione con la curva di capacità mi dà il punto A, quindi la congiungente, il punto A, con l'origine degli assi mi dà il tratto lineare della bilatera. Il tratto orizzontale si ottiene dall'equilibrio delle aree, ossia le aree che stanno al di sopra della bilatera devono essere uguali a quelle che stanno al di sotto. Quindi nel nostro esempio l'area A con 1 più A con 3 deve essere uguale alla con 2. Quindi imponendo questa uguaglianza si ottiene l'ordinata del tratto costante della bilatera. La massa si ottiene dalla sommatoria delle masse nodali per le componenti dell'autovettore della prima forma modale. La rigidezza si ottiene dall'angolo alfa, per cui ricavabile la considerazione di natura geometrica, e il periodo si ottiene dalla massa e dalla rigidezza. Quindi a questo punto è completamente definito il sistema bilineare equivalente. La capacità di spostamento si valuta come segue. Allora, se la curva è sempre crescente, la capacità di spostamento è la massima ascissa della curva di capacità. Se invece la curva di capacità ha dei tratti decrescenti, si valuta la forza massima, si riduce del 20% e si ottiene l'intersezione con la curva di capacità. Questa intersezione fornisce la capacità di spostamento. Quindi in questo caso posso prendere spostamenti minori, in quanto riduce di meno del 20% la forza massima, ma non spostamenti maggiori, in quanto uno spostamento maggiore implica una riduzione della forza massima più del 20%. L'ultimo passo dell'analisi pushover è quello di valutare la domanda di spostamento. La domanda di spostamento, innanzitutto, sono due casi. Se il periodo del sistema equivalente è maggiore di t con c, dove t con c è il periodo che definisce lo spettro, la domanda di spostamento si ottiene dallo spettro elastico in termini di spostamento. Quindi valuto lo spettro, entro con il periodo t asterisco e ottengo lo spostamento. Quindi, poiché il sistema e la curva DRS hanno lo stesso coefficiente angolare, per valutare la domanda di spostamento, cioè si ottiene dal prolungamento del tratto lineare del sistema. Quindi l'intersezione con la curva DRS mi dà la domanda di spostamento.
Quindi, questo spostamento, che è quello di un solo grado di libertà, deve essere moltiplicato per il coefficiente gamma per ottenere la domanda di spostamento del sistema reale. Nel caso in cui il periodo è inferiore del tipo in C, che è il caso più frequente per gli edifici in muratura, la domanda di spostamento si ottiene sempre in funzione dell'aspetto elastico in termini di spostamento, moltiplicato per questo coefficiente, che è maggiore di 1. Per cui la domanda di spostamento in questo caso sarà maggiore sicuramente del caso precedente. Quindi questo è lo spostamento dovuto al caso elastico, moltiplicato per questo coefficiente, mi dà uno spostamento maggiore. Anche in questo caso si moltiplica per il coefficiente di partecipazione. In questa espressione entra in gioco il fattore di struttura, che è dato da questa espressione qui, quindi in funzione dello spettro in termini di accelerazione e della resistenza della struttura. Quindi, poiché per normativa questo fattore di struttura deve essere minore di 3, quindi se il fattore di struttura è maggiore di 3, l'esito della verifica è da considerarsi negativo, se invece è minore di 3, cioè questo fattore di struttura deve essere minore di 3 affinché l'esito della verifica sia positivo. Quindi, nei casi in cui il fattore di struttura è maggiore di 3, occorre intervenire sulla struttura per ridurre il valore di questo fattore di struttura. E un modo per intervenire è quello di far aumentare la resistenza della struttura. In definitiva, per concludere, l'esito della verifica dell'analisi pushover è positivo se la capacità di spostamento è maggiore della domanda di spostamento e se il fattore di struttura è minore di 3. Quindi queste due condizioni regolano l'esito dell'analisi pushover. Questa verifica che abbiamo visto finora, sia dell'analisi pushover, è quella sismica. La normativa prevede anche altri tipi di verifiche. Per esempio, occorre fare le verifiche per estensione e taglio degli elementi per le combinazioni fondamentali, ossia quelle in assenza di sisma, e inoltre occorre fare altre verifiche come, per esempio, quella dell'eccentricità e quella a carichi laterali. Quella a carichi laterali la verifica si fa confrontando lo sforzo normale sollecitante con quello resistente, dove quello resistente si ottiene dalla resistenza della parete, ossia resistenza e compressione per l'area della sezione trasversale, per il coefficiente Ft con T. Questo coefficiente si ottiene in funzione della snellezza e del coefficiente di eccentricità. Quindi maggiore è la snellezza, maggiore è l'eccentricità dei carichi, minore sarà Ft con T, quindi Ft con T tende a diminuire. Diminuendo Ft con T si riduce la resistenza dell'elemento. Quindi maggiore la snellezza, maggiore l'eccentricità, minore sarà la resistenza dell'elemento. L'eccentricità, come valutarla, viene fornito dal DM del 2008. La snellezza si ottiene in funzione della lunghezza libera di inflessione, quindi di rho, il quale si ottiene da questa tabella che viene sempre fornita dal DM del 2008. Fatta questa prima fase diciamo, teorica, procediamo ora con l'esempio di calcolo. Come dicevamo prima, l'edificio oggetto di studio è questo, costituito da tre piani fuori terra. Vediamo un po' le caratteristiche. Allora, la prima fase è quella di definire l'azione sismica.
Quindi si definisce il suolo di fondazione e la categoria topografica, che sono dei parametri che fornisce il geologo. Si valuta l'azione sismica attraverso coordinate, quindi io se ho le coordinate del sito oppure per località, definisco i parametri sismici e quindi da questo ottengo poi lo spettro elastico. Per quanto riguarda i materiali, innanzitutto il software consente di verificare edifici sia in muratura che misti, quindi si ha la possibilità anche di inserire elementi in calcestruzzo, acciaio e legno. Per quanto riguarda la muratura, essendo un materiale di nuova costruzione, viene definito dalla tipologia di muratura, dal tipo di malta, come dicevamo prima, e dalla resistenza caratteristica del blocco. Quindi, dati questi parametri, si ottengono tutti gli altri in funzione di questi. Rimane da definire il coefficiente di sicurezza, che come abbiamo detto è pari a 2, ed il peso specifico che per questo tipo di murature generalmente si assume pari a 1.300 kg su metro cubo. Essendo questi blocchi moderni semiforati, quindi hanno un peso specifico minore rispetto alla vecchia muratura con, per esempio, realizzata in mattoni pieni. Dopodiché si realizza il modello della struttura inserendo pareti, fori e quant'altro. Per esempio, nel nostro caso, noi abbiamo messo pareti tutti con spessore di 30 cm. Dopodiché, la distanza delle aperture agli incroci deve essere maggiore di 1 metro. Sui fori abbiamo collocato architravi in calcestruzzo. Dopodiché, ad ogni piano abbiamo messo un cordolo in cemento armato dello stesso spessore del muro. Ed inoltre il solaio è di tipo latro cementizio, con spessore di 25 cm e solettina collaborante di 5, in modo tale da poter considerare il solaio rigido nel proprio piano. In questo modo possiamo dire che il nostro edificio ha un comportamento scatolare. Quindi iniziamo con la fase di calcolo e facciamo l'analisi pushover dell'edificio. Quindi facciamo l'analisi per 8 combinazioni di carico diverse. Quindi la normativa prevede almeno 8 combinazioni di carico, dovute al fatto che si deve considerare sia sisma positivo che negativo in direzione X e Y per due profili di carico diversi. Quindi in definitiva si hanno almeno 8 combinazioni di carico. Se si considerano le eccentricità accidentali, le combinazioni di carico diventano 16. Quindi in questa fase ora si vanno a realizzare le curve di capacità. Come vediamo, l'esito della verifica è positivo per 6 combinazioni di carico, in quanto noi segniamo convenzionalmente verdi le verifiche soddisfatte e rosse quelle non soddisfatte. Quindi delle 8 combinazioni di carico, 6 sono verificate, 2 no. Prendiamo in considerazione una non verificata. Quindi, come dicevamo prima, l'esito della verifica si ritiene soddisfatto se la capacità di spostamento è maggiore della domanda di spostamento. Nel nostro caso si ottiene che la domanda di spostamento è maggiore della capacità di spostamento.
quindi il loro rapporto mi dà 0,9 e quindi l'esito della verifica non è soddisfatto. Inoltre il fattore di struttura, che come abbiamo detto prima deve essere minore di 3, nel nostro caso è maggiore di 3. Quindi occorre fare in modo che, cioè occorre progettare la struttura in maniera tale che si riduce, cioè che la capacità di spostamento diventa maggiore della domanda di spostamento e che il fattore di struttura diventa minore. Un'altra osservazione è che il meccanismo di piano si ottiene al terzo piano, cioè il piano più debole della struttura è il terzo piano. Essendo il sisma in direzione, combinazione di carichi in direzione Y, dovremmo incrementare la resistenza di alcuni elementi in direzione Y del terzo piano. Comunque, per aumentare la resistenza del terzo piano, o quantomeno della struttura, ho due possibilità. O quella di migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura al terzo piano, quindi per esempio utilizzando un blocco con un FBK maggiore, oppure aumentare le dimensioni di alcuni muri, cioè quindi aumentare lo spessore. Questo implica che devo considerare un blocco con spessore maggiore. Quindi il primo tentativo che faccio, se naturalmente questo discorso vale, se voglio lasciare immutata la geometria della struttura, cioè la posizione dei fori e quant'altro. Quindi la prima prova che posso fare è quella di considerare un materiale migliore per gli elementi strutturali del terzo piano. Quindi vado nei materiali, aggiungo una tipologia, per esempio la chiamo MUR 150, in quanto gli do un FBK pari a 150. Quindi materiale di nuova costruzione, laterizio malta M10, gamma coefficiente di sicurezza pari a 2 e peso specifico pari a 1300 kg su un metro cubo. Quindi sostituisco questo materiale agli elementi del terzo piano. Quindi gli elementi del terzo piano hanno il materiale MUR 150, che è quello più resistente. Invece gli altri due piani rimane il materiale muratura 1, che ha l'FBK pari a 100. Quindi rielaboro la struttura. Ancora vedo che l'esito della verifica è negativo. Quindi vado a visualizzare i risultati e sono sempre le ultime due combinazioni di carico che non verificano. Un'altra considerazione che posso fare è che questi elementi non verificano a taglio. Quindi vedo maschi murari del terzo piano. E non verificano tutti a taglio, in tutti gli elementi strutturali non verificano a taglio. Quindi per aumentare la resistenza della struttura devo incrementare la resistenza a taglio e quindi devo aumentare la resistenza tangenziale del materiale. Riprendiamo un attimino quanto detto prima. Per quanto riguarda la resistenza tangenziale della muratura,
si valuta in funzione di questa tabella. Quindi, se l'FBK è compreso tra 100 e 150, come nel nostro caso, e la massa è sempre la stessa, l'FVK con 0 è sempre 0,2. Quindi io, passando dal materiale con FBK 10 a quello con FBK 15, il valore della resistenza tangenziale è sempre lo stesso, se non cambia niente. Quindi, per aumentare la resistenza tangenziale del materiale, devo quantomeno prendere in considerazione un FBK maggiore di 150 kg su centimetro quadro. E quindi devo ancora migliorare le caratteristiche meccaniche del blocco. Per esempio, ipotizzo un blocco con FBK 160 e quindi in questo caso posso avere una resistenza caratteristica a taglio pari a 3. Rielaboro nuovamente la struttura. Quindi vediamo che ancora l'esito della verifica è negativo. E come possiamo vedere, le combinazioni di carico sono sempre le ultime due e in particolare la rottura è sempre per taglio. Quindi anche se abbiamo migliorato le caratteristiche meccaniche della muratura e quindi anche quelle tangenziali, la rottura avviene sempre per taglio. E come possiamo vedere, la resistenza di molti maschi murari tende a zero, o a zero o valori molto bassi per questa resistenza. Questo è dovuto al fatto che, come dicevamo prima, a tal proposito, quando abbiamo parlato di resistenza a taglio dei maschi murari, abbiamo visto che la resistenza si ottiene in funzione di, cioè data da questa espressione, in funzione di L con 1. Questo vuol dire che, siccome il piano più debole è il terzo, sono gli elementi che generalmente sono quelli più scarichi dal punto di vista dell'azione assiale. Quindi, essendo scarichi, essendo basso lo sforzo normale, all'aumentare dei carichi orizzontali è alto il momento flettente, quindi il rapporto tra momento e sforzo normale mi dà un'eccentricità grande. Un'eccentricità grande comporta una lunghezza L con 1 piccola. Quindi, essendo L con 1 che tende a 0, la resistenza a taglio tende pure a 0. Quindi ci troviamo in questa fase del dominio per molti elementi strutturali. Questo comporta che io posso migliorare la qualità del materiale quanto voglio, ma se L con 1 è sempre vicino allo 0, la resistenza a taglio dell'elemento è sempre trascurabile. Quindi la strategia di migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura non mi hanno dato il beneficio voluto. Quindi, tornando nuovamente nel nostro esempio, riporto il materiale del terzo piano pari a quello iniziale, ossia muratura 1. Come si diceva, non ha portato al beneficio sperato, quindi non lo prendiamo in considerazione. Quindi tutta la struttura è realizzato con materiale muratura 1. Procediamo ora con la seconda possibilità che abbiamo, ossia quella di aumentare le caratteristiche, gli spessori dei muri.
poiché, come abbiamo visto, le combinazioni di carico che non verificano sono quelle in direzione Y, possiamo incrementare lo spessore di questi due muri di spina. Quindi utilizziamo per esempio un blocco con spessore 45 cm. Però questa modifica non la facciamo solo agli elementi dell'ultimo piano, ma la facciamo anche per gli elementi dei piani inferiori. Quindi ci copiamo lo spessore del muro. Se cambiamo lo spessore del muro, dobbiamo correggere anche quello del cordolo sprostante, in quanto deve quantomeno avere la stessa, per quello che abbiamo detto prima, lo stesso spessore. Quindi serve un cordolo con spessore 45, con larghezza 45 cm. Rielaboriamo la struttura. Come possiamo vedere, a questo punto l'esito della verifica è positivo. Quindi se vado a visualizzare tutte le 8 combinazioni di carico sono verificate, in particolare vediamo quella che prima non verificava. Ora la capacità di spostamento è maggiore della domanda di spostamento, come vediamo la capacità di spostamento è maggiore della domanda di spostamento, quindi il loro rapporto è maggiore di 1 e quindi questo è un dato che va bene. E il fattore di struttura che prima era sopra 3, ora con queste modifiche l'abbiamo portato sotto e quindi il valore accettabile. Quindi, per far verificare dal punto di vista sismico l'edificio, abbiamo dovuto, aumentare gli spessori di questi due muri di spina in direzione Y. Ora, fatta l'analisi globale, vediamo, di fare anche le verifiche locali degli elementi. In questa fase vengono verificati tutti gli elementi strutturali. Ricordiamo che un edificio in muratura, non è solo costituito da elementi in muratura, ma è anche costituito da altri elementi, quali per esempio solai, architravi, travi di fondazione, solai e così via. Quindi tutti questi elementi strutturali vengono, verificati in questa fase. Inoltre anche le pareti in muratura vengono verificate localmente, cioè, sia in termini, quindi vengono fatte le verifiche sia per espressione e taglio, per le combinazioni di carico fondamentali, inoltre vengono anche fatte le verifiche a cariche verticali ed eccentricità e per espressione fuori piano. Quindi effettuiamo le verifiche. Allora, intanto approfitto per rispondere ad una delle domande. Aumentare lo spessore della muratura all'ultimo piano rispetto allo spessore dei muri dei piani inferiori mi sembra non sia un dettaglio costruttivo corretto. Questa è la domanda. Effettivamente, noi abbiamo aumentato lo spessore di tutti i piani. Interrompo un attimo, vedo che l'esito della verifica è positivo. Ora ci torniamo. Lo spessore dei muri di spina io li ho aumentati sia al piano 1 sia al piano 2
e sia al piano 3. Quindi non ho aumentato lo spessore dei muri al terzo piano, lasciando quello dei piani inferiori minore. Quindi cioè io dovevo aumentare per la mia verifica gli spessori del terzo piano, però ho aumentato anche quelli dei piani inferiori, per non avere muri con spessori maggiori ai piani superiori. Per quanto riguarda le verifiche, allora, tutti gli elementi strutturali sono colorati di verde, questo vuol dire che l'esito della verifica è positivo per tutti, e qui ho un riassunto dei risultati delle verifiche. Infatti, ho fatto le verifiche fuori piano, carico verticale, eccentricità, presso flessione e taglio, e anche la verifica dell'architrave delle cerchiature. Quindi in questa fase viene riportato un riassunto dei risultati. Lo stesso vale anche per le travi di fondazione oppure per qualsiasi elemento strutturale tipo un solaio. Posso andare a leggere l'esito della verifica. Ecco, a questo punto diciamo che il nostro edificio è stato progettato cioè per rispettare tutte le prescrizioni di normativa. Quindi calcolando l'edificio secondo normativa. Ora, prima di passare alla muratura armata, vediamo un'altra possibilità che ci dà la normativa. Questa possibilità sono le costruzioni semplici. Allora, se un edificio ha determinati requisiti, che ora vedremo quali sono, non c'è l'esigenza di calcolare l'edificio per come abbiamo fatto fino ad ora, ma è possibile effettuare un calcolo semplificato. Quindi, se l'edificio rientra in una costruzione semplice, il calcolo che si fa è molto semplificato. Vediamo quali sono i requisiti richiesti. Allora, innanzitutto la muratura deve essere continua fino in fondazione, ossia è accettabile questa condizione, non è accettabile una condizione del genere, quindi con muratura in falso. L'interpiano non deve essere superiore a 3 metri e mezzo, il numero dei piani non deve essere superiore a 3 se muratura ordinaria o a 4 se muratura armata. La lunghezza del lato maggiore deve essere al massimo 3 volte quella del lato minore. Ossia, per esempio, questa condizione non è accettabile, è accettabile quest'altra condizione qui. La snellezza delle pareti deve essere inferiore a 12. Il carico variabile deve essere superiore a 300 kg, non deve essere superiore a 300 kg su metro quadro. Poi l'edificio deve essere regolare sia in pianta che in elevazione, quindi devono essere rispettati tutti i requisiti richiesti affinché un edificio sia regolare sia in pianta che in elevazione. Per ogni direzione ci devono essere due sistemi di parete, la cui lunghezza La somma complessiva dei massi murari non deve essere inferiore al 50% della dimensione dell'edificio nella medesima direzione, e la distanza tra questi due sistemi di parete non deve essere inferiore al 75% dell'edificio nella direzione ortogonale ai due sistemi di parete. Cercherò di spiegarmi meglio. Prendiamo in considerazione questo edificio con le pareti P1, P2, P3 e P4. La parete P1 è composta dai maschi 1, 2, 3 e 4. La somma della lunghezza di questi maschi deve essere maggiore del 50% di A per poter essere considerata valida. E quindi diciamo che la parete P1 rientra in questa prescrizione. Prendiamo in considerazione la parete P4, composta dai muri 9,
dei maschi 9, 10, 11 e 12. Però i maschi 9 e 12 non rispettano i requisiti affinché siano considerati sismoresistenti, che è la prima tabella che abbiamo visto all'inizio della nostra giornata, del nostro incontro. Quindi rimangono come maschi sismoresistenti il maschio 10 e l'11. Ipotizziamo che la loro somma sia inferiore al 50% di A. Quindi questa parete non è valida. Se questa non è valida, prendiamo quella più distante da P con 1, per esempio la P con 3. La somma di 7 e 8, la somma delle lunghezze di 7 e 8, è maggiore del 50% di A e quindi è accettabile. Quindi i due sistemi di parete sono P con 1 e P con 3. La loro distanza deve essere non minore del 75% di B. Quindi se questa distanza è minore del 75% di B, l'edificio non può essere considerato una costruzione semplice. Inoltre, sui muri, sui maschi che non sono sismoresistenti, per esempio nel nostro caso 9 e 12, può gravare al massimo il 25% dei carichi verticali dell'edificio. Quindi, per esempio, se la nostra struttura ha molti di questi elementi cioè che non sono idonei alla resistenza sismica e sui quali grava un carico maggiore del 25%, l'edificio non può essere considerato una costruzione semplice. Poi, la distanza massima tra due pareti parallele deve essere di 7 metri per la muratura ordinaria, al massimo, e di 9 per la muratura armata. Un'altra prescrizione è questa, ossia la muratura, cioè nelle due direzioni, la struttura deve essere dotata di una percentuale di muratura che deve rispettare questa tabella. Vediamo cosa significa. Riprendiamo un attimino il nostro esempio. Quindi se andiamo a valutare l'accelerazione di picco, che è 0,23, moltiplicato per S, mi dà circa 0,33. Quindi questo per questo mi dà 0,33. Quindi abbiamo che AG per S è 0,33 nel mio caso, quindi non posso considerare 0,3, ma devo considerare 0,35. Siccome il mio edificio è di tre piani, significa che in ogni direzione il mio edificio deve avere una percentuale di muratura pari al 7%, ossia il rapporto tra l'area di muratura nelle due direzioni e la superficie lorda della costruzione deve essere maggiore del 7%. Infine, l'ultima verifica che occorre fare è quella di calcolare la tensione media ad ogni piano, ossia lo sforzo normale diviso l'area della sezione totale in muratura, deve essere maggiore, minore del 25% della resistenza della muratura, dove il coefficiente di sicurezza si assume pari a 4,2. Quindi, prendiamo in considerazione il nostro edificio, quello che stavamo analizzando, e vediamo se è possibile considerarlo
una costruzione semplice. Quindi possiamo prendere l'unica cosa che cambiamo è quello di non calcolarlo come abbiamo fatto prima, ma di vedere se è una costruzione semplice. Cioè, in questo caso, il software fa tutti i controlli che abbiamo visto prima e vede se tutte le prescrizioni che sono necessarie sono rispettate, ci dice, cioè ci restituisce poi alla fine se l'edificio è una costruzione semplice o meno. Se rispetta tutte le prescrizioni, l'edificio è una costruzione semplice, altrimenti ci segnala che non lo è. Quindi in questa fase il software fa tutti i controlli necessari. Ecco, mi restituisce che la struttura è di tipo costruzione semplice. Quindi questo edificio che noi abbiamo calcolato prima, come se fosse, cioè con tutte le verifiche previste dal DM del 2008, in realtà potevamo semplicemente considerarlo una costruzione semplice e calcolarlo in maniera semplificata. Quello che il programma fa è quello di controllare tutto quello che abbiamo visto prima teoricamente. Quindi viene controllato il numero dei piani, che sia inferiore a 3, viene controllato che tutti i carichi d'esercizio siano inferiori a 300 kg per metro quadro, viene controllato che l'interpiano sia minore di 3,5 m, poi viene controllata la snellezza degli elementi, che come abbiamo visto deve essere inferiore a 12. Viene controllato la lunghezza e il rapporto tra il lato minore e il lato maggiore, che deve essere contenuto in 0,33. Poi, per essere regolari in pianta, vengono calcolati vergenze geometrici, vergenze delle masse, e vengono poi fatte le verifiche, ossia si controlla che la posizione del baricentro geometrico e quella delle masse sia contenuto in dei limiti massimi ipotizzati. Quindi nel nostro caso vediamo che il valore è molto minore del valore massimo, quindi rientra in questa prescrizione, sia per direzione X che per direzione Y. Poi si fa il controllo del baricentro delle rigidezze, ossia si confronta alla fine che la posizione del baricentro delle rigidezze e quello delle masse non siano molto distanti. E quindi anche in questo caso, sia in direzione X che Y, l'esito è soddisfatto. Poi per essere regolari in pianta, viene richiesta anche che non ci siano che sia le rientranze che le sporgenze siano contenute nel 25% dello stesso lato. Quindi nel nostro caso siamo a circa il 20%, quindi la prescrizione è soddisfatta sia in direzione X che in direzione Y. Poi viene controllata la variazione delle masse tra piani che deve essere contenuta nel 25% e nel nostro caso la variazione tra il secondo e il terzo piano è di circa il 22%, quindi prescrizione soddisfatta. La variazione delle rigidezze deve essere contenuta nel 30%, in quanto se la rigidezza del piano superiore diminuisce, tale riduzione non può essere superiore al 30%. E quindi vediamo che in questo caso l'esito della verifica è soddisfatto, sia in direzione X che in direzione Y. Poi per quanto riguarda la regolarità in elevazione,
verificare che la rientranza in elevazione tra due piani successivi non sia maggiore del 20%, e tra il generico piano e il primo piano questa rientranza non deve essere maggiore del 30%. Quindi nel nostro caso vediamo che l'esito della verifica è soddisfatto sia in direzione X che in direzione Y. Quindi poi il software fa la verifica degli spessori, ossia che lo spessore deve essere inferiore a 24 centimetri. Fa il controllo che la lunghezza dell'elemento e l'altezza del fuorilegnante sia contenuto in 0,4. Però in questo caso alcuni elementi non rientrano in questa prescrizione, per esempio questo. Questo non significa che l'edificio non può essere considerato una costruzione semplice. Basta semplicemente non considerare questi elementi che non rispettano questa prescrizione come elementi sismoresistenti. Quindi non si affida alcuna azione sismica a questi elementi. Poi deve essere controllato i due sistemi di pareti, quindi il software controlla che ci siano due sistemi di pareti la cui lunghezza della somma dei maschi è maggiore al 50% e che la loro distanza sia maggiore del 75% del lato ortogonale. E vediamo che anche in questo caso l'esito della verifica è soddisfatto, sia per la direzione X che Y. Cioè quindi pareti in direzione X e pareti in direzione Y. Poi i carichi sugli elementi non idonei devono essere inferiori al 25%, nel nostro caso sono molto minori, e quindi va bene pure questa prescrizione. Poi la distanza tra pareti parallele è inferiore a 7 metri, e quindi va bene. Dopo resta di controllare la percentuale della muratura. Come abbiamo visto prima, il limite minimo è del 7%, nel nostro caso è maggiore, quindi va bene sia in direzione X che in direzione Y. E come ultima verifica si fa la verifica delle tensioni. E vediamo che la tensione raggiunta è minore di quella limite del materiale e quindi l'esito della verifica è positivo. Quindi il software ha controllato tutto quello che è richiesto per le costruzioni semplici e ci ha restituito, ci dice che l'edificio può essere valutato, può essere calcolato, considerato come una costruzione semplice e quindi effettuare il calcolo semplificato. A questo punto chiudiamo la parte relativa agli edifici in muratura ordinaria e passiamo a quelli in muratura armata. Allora, gli edifici in muratura armata sono realizzati, cioè a differenza della muratura ordinaria, vengono collocati all'interno della massa muraria sia armature verticali che armature orizzontali. Quindi diciamo che questa qui è l'unica differenza che c'è tra le due tipologie di edifici. Solo che la presenza di queste armature cambia drasticamente il comportamento di un edificio. E come vedremo più avanti, e come è anche intuibile, queste armature consentono di avere una resistenza molto maggiore rispetto al caso di edifici in muratura ordinaria. Per quanto riguarda il comportamento di un elemento in muratura armata, è molto simile al comportamento di un elemento in cemento armato, per esempio un pilastro. In effetti, l'armatura verticale ha la stessa funzione dell'armatura longitudinale di un pilastro. L'armatura orizzontale ha la stessa funzione delle staffe e la muratura ha la stessa funzione del calcestruzzo. Quindi, da queste analogie viene fuori che anche le verifiche sono molto simili a quelle che si fanno per gli elementi in cemento armato. Per quanto riguarda le analisi,
La normativa consente sia analisi di tipo lineare che analisi di tipo non lineare. Solo che a differenza della muratura ordinaria è più adatta un'analisi, utilizzare analisi di tipo lineare. Questo per due motivi. Uno, perché la muratura armata è meno soggetta alla parzializzazione e quindi ha un comportamento più lineare che non lineare, invece la muratura ordinaria, non avendo le armature, è più soggetta a parzializzazione. Quindi incrementando i carichi orizzontali si riduce, per esempio, la parte in compressione, quindi questa è una non linearità. Un altro problema che si ha è che per questo gli edifici in muratura armata prevedono le armature. Se vogliamo calcolare l'edificio secondo un'analisi di tipo non lineare, occorre conoscere, prima di effettuare l'analisi, le armature. Quindi le armature non sono un dato di output o di progettazione, ma un dato di input. Quindi io devo conoscere le armature prima di effettuare l'analisi, che può essere un problema in quanto occorre collocare in tutti gli elementi strutturali le armature. Per questi due motivi, diciamo che generalmente si utilizzano di più analisi di tipo lineare, sia statico che dinamico, mentre le analisi di tipo non lineare si utilizzano molto di meno. Quanto riguarda la schematizzazione della parete, si può sia utilizzare la schematizzazione telaio equivalente, come visto per il caso di edifici in muratura ordinaria, che la schematizzazione con elementi finiti bidimensionali. Quindi si fa una schematizzazione a mesh, si considerano elementi finiti bidimensionali, si fa l'analisi e dopodiché si ricavano le sollecitazioni sui vari elementi con le quali puoi fare le verifiche. Questo è consentito dal fatto che, essendo presente la muratura, l'armatura è più, cioè si possono considerare gli elementi finiti omogenei e sotti. Per quanto riguarda la verifica presso flessione nel piano, valgono le stesse considerazioni di un elemento in cemento armato, ci occorre fare le stesse verifiche. Quindi, secondo la teoria degli stati limite, si considerano i sei campi di rottura e quindi si utilizza la stessa teoria. L'unica differenza è legata al legame costitutivo del materiale muratura. Mentre per il calcestruzzo il legame costitutivo è di tipo parabola rettangolo, per la muratura è costituito da una bilatera, un tratto lineare e uno costante. Quindi questa diciamo che è l'unica differenza fra le due, fra la teoria sul calcestruzzo e quello, della muratura. Questo è un esempio di dominio, di muratura, armata, e questo è un esempio di dominio a flessione di muratura ordinaria. Come vediamo, per la muratura armata sono possibili anche delle zone, in trazione. Quindi la presenza delle armature fa sì che per il valore dello sforzo normale di trazione il dominio si riversa a zero. Invece per la muratura ordinaria questo non è possibile. Inoltre vediamo che generalmente il dominio della muratura armata comprende quello della muratura ordinaria. Quindi quando le armature tendono a zero, i due domini tendono a coincidere. Oltre alla verifica nel piano, a pressoflessione, occorre fare anche la verifica fuori piano. Quindi si inverte la base, cioè la base diventa la lunghezza e lo spessore l'altezza, poiché l'armatura è collocata in asse, si considera la sezione a semplice armatura e quindi l'altezza utile diventa metà dello spessore della parete. Questo è il dominio della muratura ordinaria e questi sono i domini per la muratura armata, aumentando gradualmente le armature. Quindi per valori bassi dello sforzo normale e per valori alti dello sforzo normale sono apprezzabili
miglioramenti. Invece, per valori medi dello sforzo normale, vediamo che i domini tendono a coincidere. Questo è dovuto al fatto che per questi valori dello sforzo normale, l'asse neutro è circa in corrispondenza dell'asse della sezione e quindi l'armatura tende ad essere non a deformabilità nulla e quindi non entra in gioco e quindi i due domini coincidono. Questo implica che se ho l'esigenza di aumentare in questa zona la resistenza a flessione, non posso procedere aumentando le armature, ma devo procedere migliorando per esempio le caratteristiche meccaniche del materiale muratura. Per quanto riguarda la verifica a taglio, la teoria è sempre la stessa, ossia si procede con la tecnica di Rittenmoersch, cioè si considera il triliceo statico di Rittenmoersch. La resistenza della parete comunque è composta da due resistenze, ossia quella della muratura in assenza di armature più la resistenza delle armature. La resistenza della muratura è data da questa espressione, che è simile a quella della muratura ordinaria, ad eccezione di questo parametro, mentre qui si utilizza l'altezza utile della sezione, nel caso della muratura ordinaria si utilizzava la lunghezza L con 1, che tendeva a ridursi in funzione dell'eccentricità. Invece, per la muratura armata, grazie alle armature, si mantiene costante. Il contributo dovuto alle armature è dato da questa espressione. In funzione dell'area delle armature collocate in ogni lezzo di malta e dal passo. Quindi, aumentando l'area o riducendo il passo, aumenta la resistenza al taglio. Funziona un po' come per le staffe in un pilastro in cemento armato, che riducendo il passo ed aumentando il diametro, aumenta la resistenza al taglio. Quindi da qui si vedono le analogie tra elementi in calcestruzzo ed elementi in muratura armata. Un'altra prescrizione importante per gli edifici in muratura armata è che va in deroga, cioè non è richiesta la lunghezza di, muro, cioè di, muro, di 1 metro di muratura in corrispondenza degli incroci dei muri perimetrali. Quindi per la muratura armata le pareti possono essere anche collocate in aderenza ai muri ortogonali. Poi ci sono delle prescrizioni per quanto riguarda i minimi di armature. Per l'armatura orizzontale si va da un minimo di 0,04% ad un massimo di 0,5%. Per quanto riguarda invece l'armatura verticale, si va da un minimo di 0,05% ad un massimo dell'1%. Inoltre, occorre collocare 2 cm quadrati di armatura, quindi 1x16, in corrispondenza delle estremità, ad ogni intersezione tra pareti portanti, in corrispondenza di aperture e comunque a distanza non superiore di 4 metri. Questo implica che se ho una parete, per esempio, di 5 metri, devo collocare un'armatura intermedia. Quanto riguarda invece il fattore di struttura, visto che si fanno analisi di tipo lineare, la normativa ci dà delle indicazioni per come calcolarlo. Quindi si ottiene da questa espressione in funzione di K con R, che a sua volta è funzione della regolarità in altezza. Quindi si assume pari a 1 per costruzioni regolari e 0,8 per costruzioni non regolari. Mentre Q con 0 si ottiene da queste tabelle che sono sempre fornite dalla normativa. Quindi in funzione della tipologia di costruzione in muratura armata si valuta il fattore di struttura. Ora prendiamo un esempio di calcolo. L'edificio che andiamo a considerare è simile a quello visto prima per la muratura ordinaria. L'unica differenza, anzi, le uniche differenze sono che
e ora ha un piano in più, cioè quindi abbiamo messo un piano in più. Ed inoltre gli spessori, quelli che erano necessari di 45 centimetri per la muratura ordinaria, ora li abbiamo portati a 30 centimetri. L'analisi è di tipo dinamico, quindi non facciamo analisi non lineare, ma analisi di tipo lineare. Quindi elaboriamo la struttura e vediamo se la verifica viene soddisfatta. Quindi in questa fase il software inizia ad analizzare tutti gli elementi. Se vengono colorati di verde, vuol dire che tutte le verifiche che sono previste dalla normativa sono soddisfatte. Non mi dà alcuna segnalazione. Quindi vedo che tutte le verifiche previste danno esito positivo. Quindi con questo vediamo che siamo riusciti con la muratura armata a realizzare un piano in più rispetto alla muratura ordinaria ed inoltre lo spessore dei muri che per la muratura armata alcuni erano previsti da 45 cm, per quanto riguarda la muratura armata, per la muratura ordinaria erano previsti da 45 cm, per quanto riguarda la muratura armata sono sufficienti da 30. Quindi, da questo semplicissimo esempio si capisce come la muratura ordinaria armata è molto più prestante della muratura armata. Come dicevo prima, l'unica differenza che c'è tra le due tipologie di edifici è la presenza delle armature. Quindi, in più ci sarebbe l'onere economico del materiale previsto cioè dell'acciaio e della messa in opera. Però i vantaggi sono notevoli. In particolare si riesce a costruire o edifici più grandi o quantomeno più resistenti. Quindi i vantaggi sono, secondo il mio punto di vista, maggiori rispetto ai costi che si devono affrontare. Per concludere questa seconda parte, analizziamo l'edificio e vediamo se rientra in una costruzione semplice. Allora, ricordo brevemente che un edificio in muratura armata può essere al massimo, cioè si possono realizzare al massimo 4 piani, mentre per l'edificio in muratura ordinaria i piani massimi potevano essere 3, sempre parlando di costruzione semplice. Approfitto per dire che se qualcuno vuole può fare delle domande. È possibile scrivere nella chat per fare delle domande. Allora, vediamo che il software mi dice che l'esito della verifica non è soddisfatto. Quindi questo edificio non può essere considerato una costruzione semplice. Andiamo a vedere quali sono le motivazioni. Ecco, una segnalazione è che la verifica delle rigidezze in direzione X. Quindi primo piano soddisfatto, secondo pure, terzo pure, il quarto piano, la distanza tra baricentro geometrico e quella delle rigidezze è maggiore del limite massimo prestabilito.
Quindi il baricentro delle rigidezze deve essere spostato più verso quello del geometrico. Quindi dobbiamo far sì che questo baricentro sia più verso destra del quarto piano. Quindi, data la nostra struttura, quindi noi abbiamo due possibilità. O quella di aumentare, per esempio, le aperture in una parete a sinistra del baricentro in rigidezze, o di ridurre le aperture sul lato destro. Allora, per rispondere ad una domanda dove mi viene chiesto che la presenza la muratura armata quindi non consente l'esecuzione di tracce per l'impiantistica. Ecco, diciamo che generalmente le armature non vengono collocate agli estremi. Un attimino che. Come si vede da questa immagine, per esempio, le armature, allora, quelle verticali sono in asse, invece quelle orizzontali sono, diciamo, non sono in asse, però neanche vicine all'estremo della. Quindi c'è, diciamo, lo spazio per creare gli impianti. Se queste costruzioni si fanno, naturalmente c'è la possibilità di fare anche gli impianti. Diciamo che c'è lo spazio per creare le tracce. Torniamo al nostro esempio. Diciamo che è una costruzione semplice. E quello che dobbiamo fare è quello di ridurre le dimensioni di questi fori. Quindi, per esempio, il foro che è di 2,20 m lo portiamo a 2 m. Questo sempre per far sì che la costruzione sia di tipo semplice. Sentiamo i fori e quindi andiamo a rianalizzare l'edificio. Allora, approfitto per rispondere alla sua domanda. La presenza di coperture di struttura lignea con falde inclinate, come viene risolta? C'è la possibilità di considerare questo tipo di coperture, sia considerando per esempio la copertura rigida del proprio piano, per esempio se si ha una solettina collaborante di 4-5 cm, che è considerare il solaio deformabile. Oltre a questo, il programma dà anche la possibilità di calcolare proprio il solaio con la corrispondente relazione e anche grafica. Quindi è possibile farlo. Tornando al nostro esempio, vediamo sempre che l'esito, cioè ancora l'edificio non può essere considerato una costruzione semplice. Vediamo qual è la problematica. Allora, innanzitutto per quanto riguarda le rigidezze, che prima non veniva verificata, ora viene verificato, e avendo ridotto i fori di 20 cm, ora la distanza tra baricentro geometrico e delle rigidezze è di 36 cm, minore dei 40 massimi previsti. E quindi questa verifica è soddisfatta.
non verifica ancora, non è soddisfatta la verifica delle pensioni. In particolare, avendo aggiunto un piano alla costruzione, naturalmente la tensione sui muri del primo piano è maggiore di quella del caso della muratura ordinaria. Quindi la tensione raggiunge 3,5 kg su centimetro quadro e il valore limite è di 3,15. Quindi per far rientrare anche questa verifica occorre, per esempio in questo caso, migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura oppure aumentare gli spessori. Supponiamo di voler aumentare, migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura. Andiamo a definire un nuovo materiale, quindi muratura la chiamiamo MUR 150, dando l'FBK 150 e il peso specifico 1300. Quindi già il coefficiente di sicurezza è 4,2 per come previsto da questo tipo di costruzioni. Dopodiché definisco il materiale muratura armata, quindi ne aggiungo uno. Lo chiamo MUR ARMA 150 e mi copio tutti i dati che ho previsto per l'altro tipo di muratura, quindi definendo materiali, dimensione del blocco, armature minime e massime, sia in direzione orizzontale che verticale. L'unica differenza è che gli do il materiale MUR 150, quindi utilizzo l'unica cosa che cambio è la caratteristica meccanica del blocco. Quindi vado a modificare gli elementi strutturali del primo piano. Quindi ho modificato il materiale. Rielaboro la struttura e vedo se rientra in una costruzione semplice. Ecco, a questo punto mi dice che la struttura è di tipo costruzione semplice. Quindi, avendo cambiato il materiale, la tensione limite non è più 3,15 ma è 3,99, che a sua volta è maggiore della tensione di calcolo 3,5. Quindi non ci sono altre prescrizioni che non sono soddisfatte e quindi posso realizzare questa struttura come se fosse una costruzione semplice, quindi procedendo con la tecnica semplificata di calcolo. Concludere questa parte facciamo anche le verifiche di tutti gli elementi strutturali, perché soprattutto per la muratura armata è prevista l'armatura, quindi se noi la calcoliamo come se fosse una costruzione semplice, come armatura, siccome non vengono fatte le verifiche, collochiamo i minimi previsti dalla normativa. Quindi andiamo a vedere, per esempio, come il software ha collocato tutte le armature necessarie per realizzare le pareti, disponendo sia le armature orizzontali, verticali che quelle orizzontali. E sono state disposte non da calcolo, ma secondo i minimi della normativa. Questo perché l'edificio l'abbiamo calcolato come se fosse una muratura, una costruzione semplice. Quindi in questi casi è molto semplice
cioè la progettazione della struttura è molto più semplificata. A questo punto procediamo con l'ultima fase del nostro incontro. Quindi, parliamo della tecnica, cioè della tipologia costruttiva con blocco cassero, autoportante e calcestruzzo di cadenopera. Questi edifici sono realizzati con questo tipo di blocco, come si vede nell'immagine. Il blocco ha la particolarità di, c'è la caratteristica migliore che ha, è quella di isolare l'edificio dal punto di vista termico. In effetti, il blocco è composto da una parte da un isolante e da dei fori dove viene collocata l'armatura sia verticale che orizzontale, e dopodiché è fatto il getto di calcestruzzo. Quindi questa è la parte resistente, mentre questa parte qui è quella isolante. Inoltre il blocco è realizzato, gli inerti sono diciamo, scaglie di legno che hanno anche loro caratteristiche di isolanti. È possibile inserire o un solo strato di armatura o un doppio strato, quindi due armature sia orizzontali che verticali, oppure una sola. La collocazione di queste armature è importante in quanto in funzione di della loro collocazione vengono anche fatte le verifiche. Per quanto riguarda la normativa che regolamenta questo tipo di costruzioni, si hanno delle linee guida, che sono quelle che abbiamo seguite nel software. Un primo problema che si ha per questo tipo di costruzioni è quello di determinare lo spessore della parte strutturale con il quale effettuare le verifiche. Per esempio, non è possibile prendere lo spessore di calcestruzzo, in quanto se si prende questo spessore, naturalmente si va a svantaggio di sicurezza, perché non si tiene conto del volume occupato dal blocco che non ha caratteristiche strutturali. Quindi, per valutare tale spessore, si prende in considerazione la somma delle aree di calcestruzzo e si dividono per la lunghezza della parete. Quindi, in questo modo si ottiene lo spessore. Se la larghezza, cioè lo spessore del calcestruzzo, è di circa 15-16 cm, lo spessore quello efficace ha circa 11-12 cm. Quindi questa riduzione fa sì che si tiene conto del volume occupato dal blocco. Per quanto riguarda le analisi, sono possibili sia analisi di tipo lineare che non lineare. Però valgono le stesse considerazioni che abbiamo visto per la muratura armata. Sono più adatte le verifiche di tipo lineare, le analisi di tipo lineare. Soprattutto per gli stessi motivi, in quanto la presenza delle armature riduce la parcellizzazione, e dopo l'analisi non lineare richiede la conoscenza delle armature, che quindi diventa un dato di input e non di progetto. Inoltre, per questo tipo di edifici, la normativa richiede di fare ulteriori sperimentazioni sui cicli di sterisi dei materiali utilizzati. Per cui, per questi motivi, si utilizzano di più le tecniche di tipo lineare. Per quanto riguarda le schematizzazioni, valgono le stesse considerazioni viste per la muratura armata, quindi si può schematizzare o secondo la tecnica del slide equivalente o secondo elementi finiti bidimensionali. È da preferirsi la schematizzazione ad elementi finiti bidimensionali. Per quanto riguarda le verifiche, cioè una delle verifiche è quella della verifica a compressione, cioè ossia occorre controllare che lo sforzo normale sollecitante sia inferiore
del 40% della resistenza della parete a compressione. Però se ci sono due strati di armature, se invece c'è un solo strato di armatura, come in questo caso, lo sforzo normale resistente si riduce al 25%. Se lo sforzo normale sollecitante deve essere minore del 25% della resistenza e compressione della parete. Quindi, nei casi in cui si hanno valori alti dello sforzo normale, è opportuno armare con due strati di armatura. Per quanto riguarda la verifica presso flessione e taglio, valgono le stesse regole previste per le pareti in calcestruzzo armato, quindi le verifiche sono tali e quali. Una ulteriore verifica che occorre fare per questo tipo di edifici è la verifica in stabilità, cioè occorre controllare che la snellezza della parete sia minore della snellezza massima, la quale si calcola da questa espressione in funzione di C, che è data da questa relazione, che a sua volta deve essere compreso tra 0,7 e 2,7, dove R con M è il rapporto tra il momento al piede e quello in testa, mentre N, che compare in questa espressione, si ottiene come rapporto tra lo sforzo normale sollecitante e la resistenza a compressione della parete. La snellezza è dato dalla lunghezza libera di inflessione, che è pari a 0,7 volte l'altezza della parete se si hanno due strati di armature, è pari all'altezza della parete se si ha un solo strato di armatura. Quindi questo comporta che conviene, se per pareti snelle, è opportuno armare con due strati di armatura. I efficace si ottiene dalla radice quadrata del momento di inerzia minimo diviso l'area totale in calcestruzzo. Quanto riguarda il fattore di struttura, è dato da questa espressione. In funzione di Q con 0, dove Q con 0 si assume pari a 2, mentre K con S è in funzione della regolarità in pianta, si assume pari a 1,2 per strutture regolari e 1,1 per strutture non regolari, e K con R è in funzione della regolarità in elevazione e si assume pari a 1 per strutture regolari e 0,8 per strutture non regolari. Quindi da queste considerazioni segue che il fattore di struttura minimo che si ottiene per strutture non regolari è 1,76, mentre per strutture regolari è 2,4. Quindi in ogni caso il valore massimo che si ha per il fattore di struttura è sempre basso. Questo implica che questo tipo di costruzioni sono poco dissipative. Ecco, ora abbiamo completato la parte teorica del nostro corso. Vediamo molto velocemente un esempio di calcolo di questo tipo di edifici. Allora, il nostro edificio è un edificio composto da due piani, che come si può vedere già dalla geometria, non è regolare in elevazione, però è regolare in pianta. Questo può essere visibile anche dalla posizione dei baricentri, le cui distanze sono molto contenute. E quindi possiamo dire che è regolare in pianta e non in elevazione. Questo comporta che io definisco il fattore di struttura, tenendo conto che la struttura è regolare non è regolare in altezza, ma lo è in elevazione. Quindi il fattore di struttura viene 1,92. Come abbiamo visto da questa slide, se è regolare in elevazione, se in pianta e non in elevazione, il fattore di struttura è 1,92.
Quindi faccio l'analisi dell'edificio e vado a vedere i risultati. I risultati vedo che ci sono due pareti che non verificano ad instabilità. C'è una terza parete che non verifica, però questa non verifica, c'è l'architrave che non verifica, quindi per ora non la prendo in considerazione. Valuto solo queste due pareti che non verificano presenza di instabilità. Infatti, se vado a leggere i risultati, vedo che l'esito della verifica è negativo, cioè coefficiente di sicurezza 0,87. Quindi devo trovare un modo per migliorare l'esito della verifica. Questo lo posso fare, in quanto considero allora, due blocchi. Questo è che è a singola armatura, quindi con un solo strato di armatura, che è quello che ho utilizzato prima. Quindi aggiungo un altro tipo di blocco, che è questo di con 2, composto da due strati di armatura. E lo vado a collocare su quelle due pareti che non verificavano. Quindi di con 2, invece gli altri sono tutti di con 1, due sono 1. Faccio ovviamente le verifiche, vado a visualizzare i risultati e vedo che ora le pareti sono verificate. Quindi ad instabilità il coefficiente di sicurezza è soddisfatto e questo è dovuto al fatto che invece di considerare la lunghezza libera di inflessione pari a 0,7 volte. Cioè no, la considero la lunghezza libera di inflessione pari a 70% dell'altezza della parete e quindi vado a guadagnare un 30% sui risultati. E in definitiva, armando solo queste due pareti con due strati di armatura, l'esito della verifica per tutto l'edificio è soddisfatto. Ecco, quindi con questo si conclude il nostro incontro. Leggo qualche domanda. Una è quella, allora, se in futuro è possibile scaricare dal vostro sito il video che ho frequentato oggi. Allora, il video sarà messo in rete, credo, non so se da domani, comunque nei prossimi giorni, ed è possibile scaricarlo. Inoltre, anche le domande fatte sia nel webinar di oggi che in quelli dei giorni passati vengono pubblicate sul nostro sito ed è possibile scaricare. Questo lo facciamo perché spesso, essendo molti partecipanti, capita che molte domande passano inosservate, quindi per dare una risposta facciamo in questo modo. Quindi pubblicheremo anche le risposte sul nostro sito. Un'altra domanda che mi viene fatta è se è possibile utilizzare due tipologie di muratura ai diversi piani, per esempio il piano terra tufo e al secondo piano laterizio. Sì, questo naturalmente è possibile farlo, basta semplicemente che vada a definire due murature diverse, tipo muratura 1 che per esempio è il tufo, pietra tenera, e poi aggiungo un altro tipo di materiale che può essere una muratura o esistente o nuova in laterizio e quindi al primo piano inserisco la muratura 1, al secondo piano la muratura 2. Diversi tipi di murature possono essere anche sullo stesso piano, quindi in linea teorica ogni elemento può avere una muratura diversa. Se ci sono altre domande potete procedere. Gli esempi di lemma li possiamo pure mettere a disposizione. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Quindi metteremo a disposizione anche gli esempi con i quali sono stati fatti sugli esempi che abbiamo utilizzato oggi. C'è altre domande?
Mi pare di non vedere altre domande. Ringrazio tutti per la vostra cortese partecipazione. Allora, un attimino, un'altra domanda che mi arriva, se gli esempi di VM possono essere elaborati con versioni precedenti. Non credo perché sono stati salvati con l'ultima versione. Quindi, se la versione non è molto vecchia, sì. Se invece sono passati anni, è chiaro che non sono più compatibili. Se si fa la compatibilità per versioni future, ma non per quelle passate. Grazie e complimenti per i suoi libri. Grazie a voi che li apprezzate. Per quanto riguarda, ripeta per avere l'attestato. Ok. Per quanto riguarda l'attestato, chi vuole l'attestato può mandare un'email all'indirizzo stacek@stacek.com. Poi i miei colleghi provvederanno ad inviare gli attestati. Grazie a tutti voi per la vostra cortese collaborazione. Ci risentiamo alla prossima.